Ciao amici, facciamo questo filone semplice semplice. Avevo tre tipi di farine da smaltire, sempre meglio rinnovare spesso la farina integrale ancora dell'Alto Adige, la Petra tipo 1 e poi ho messo un po' di zero. Una semplice ricetta così. Ecco qua, questi sono i tre tipi di farine. L'ho messa insieme. E poi ho preparato l'acqua ne ho preparata 3,80, ma vediamo se serve, ne metterò anche qualcosina in più, eh? Eccola qua. Bene, adesso metto in autolisi le farine, così mi aiuterà nella lievitazione, perché voglio infornare questa sera, sto preparando questo impasto di mattina e stasera voglio infornare, diciamo dopo le 7 perché abbiamo la fascia bassa del consumo energetico, così il marito non si lamenta. Poi ho già pronta la pasta madre, un pezzettino di pasta madre. Intorno ai 100 grammi, 110 grammi, tolta dal rinfresco che avevo fatto ieri sera e questa l'ho tenuta per fare il pane. E, bene, sto provando un nuovo microfono che ho comprato, un microfono per il PC, poi mi direte se si sente meglio o se è la stessa cosa, quando sentirete il video. Ok, adesso copro la ciotola, metto un altro pochino d'acqua e ne lascio un pochino per sciogliere la pasta madre per mettere dopo. E dicevo, copro la ciotola poi con un telo, la tengo una mezz'oretta. Volendo si può tenere anche di più, così inizia a svilupparsi la maglia glutinica. Ok, adesso mi sciolgo la pasta madre con l'acqua. Poi la verso dentro. Vedo che se l'è tirata quasi tutta l'acqua, quindi finisco di metterla. Quindi ho messo 380 grammi di acqua. E beh, c'è l'integrale, c'è Petra 1 e quindi la farina tira molto, molto più acqua. Ho sentito addirittura un pizzettaio famoso che diceva che lui prepara, che so, ad esempio, 1 litro di acqua. Prima mette l'acqua con il lievito perché l'acqua è sempre acqua, la misura dell'acqua è quella, 1 litro, 1 litro, non è che varia. Mentre invece la farina, secondo la farina che mettiamo, ne tira più o meno. Il ragionamento fila. Quindi sul litro d'acqua lui poi in base ci mette la farina che si tira quel litro d'acqua. Beh, non è sbagliato come ragionamento, eh? Bisognerebbe provare, non servirebbe nemmeno pesare. Ok, una volta incordato l'impasto faccio 3 giri di pieghe, scusate qui sono un po' violenta. Ecco, dopodiché ho lasciato lievitare diverse ore. Sono addirittura uscita e siccome oggi fa abbastanza caldo, e quando sono tornata, ecco qua, ho trovato la lievitazione bella avanti e vado adesso a formare un filone. Sicuramente vi starete chiedendo quante ore ho lasciato lievitare l'impasto. Beh, sono uscita, sono andata in un centro commerciale, ho fatto spesa, ho mangiato e sono tornata. Quindi di sicuro 4 ore. Però non è che vi serve sapere il tempo preciso, perché se voi questo video lo vedete a novembre, dicembre, gennaio,
Il tempo di lievitazione cambia. Qui questo lo sto facendo in ottobre, ma è un ottobre caldo quest'anno, veramente caldo. Ci sono ancora 25 gradi di temperatura. Io sto vicino Roma, e quindi l'impasto lievita anche troppo velocemente, perché come vedrete poi questo pane l'ho fatto in giornata, la sera poi ho infornato. Ecco qua, farò un bel filone bello lungo, così le fette non vengono. A noi piace il pane non mollicoso, quindi la pagnotta non è che ci piace molto, però voi fate quello che volete. Allora, adesso lo metto sul telo con la semola. È già bello. Bello morbido, bello lievitato, lo vedo. Vabbè, lo facciamo lievitare un altro pochino, un'altra ora, due ore, vediamo. Fate comunque la prova dito o la spia di. Io faccio sempre la prova dito, sinceramente. Lo copro ed eccolo qua. Dopo 2 ore è pronto. Io adesso ho dimenticato di fare foto ai tagli. Ho fatto dei tagli veloci, proprio veloci. E poi ho infornato, ho acceso per tempo il forno. Quando era a temperatura ho infornato. Eccolo qua. Io di solito prima di infornare il pane do una bella spruzzata con lo spruzzino, non metto il pentolino perché mi dà fastidio mettere il pentolino, poi toglierlo, spruzzo bene di vapore il forno e basta. Ed eccolo qua, vedete mi è venuto sopra ben cotto, i tagli sì, li ho fatti un po' velocemente, nemmeno serviva di farli. Guardate com'è bello, malgrado l'integrale, ascoltate. Il canto del pane, eccolo qua, c'è un buon profumino e adesso sentite com'è, è croccante, sopra è venuto veramente croccante. Questo pane non viene mai uguale, anche facendo magari la stessa ricetta, ogni volta è una cosa diversa, dipende dalle farine, da tante cose, dal forno. Bene amici, vedete che ho il prosciutto che ci sta aspettando. Dobbiamo cenare adesso con un pomodorino sul pane condito con il prosciutto, sarà una cena deliziosa. Ciao, mi ha fatto piacere chiacchierare un po' con voi e ci vediamo certamente al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao.